Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sun e Moon. Iniziamo con una novità assai triste. Infatti a quanto pare anche questo mese CoroCoro ci ha tirato un pacco sulle gengive, rimandando possibili spoiler del gioco al mese di maggio. Ed ecco quindi che anziché parlare di news e spoiler, ci ritroviamo ancora una volta a fantasticare, a parlare di ciò che vorremmo nei prossimi giochi, nella speranza che l'angelo Gabriele, oltre che andare a far visita a Maria, riesca a trovare un po' di tempo per accendere il cervello dei programmatori della Game Freak. A parte cazzate varie, questa è una mia personale top 5 su ciò che vorrei in Pokémon Sole e Luna, e anche se so benissimo di non essere il primo che fa un video del genere, spero insomma di dire cose diverse ed interessanti rispetto agli altri che hanno fatto questo genere di video prima di me. Dato che questa top 5 è basata su ciò che vorrei io personalmente, vi ricordo di scrivere qua sotto le features che voi vorreste vedere nei prossimi giochi e di lasciare un bel mi piace per supportare il canale. Detto ciò, via con la top! Con l'uscita di Pokémon Heart Gold e Soul Silver ho letteralmente amato, oltre ai giochi stessi, anche i Pokéwalker. Ricordo quando si andava a giocare a calcio, ad esempio, tutti insieme appassionatamente, correndo 20 km a partita, solo per fare passi con il Pokéwalker intascato tatticamente nei pantaloni. Poi magari ti accorgevi di non averlo acceso e il prete dell'oratorio ti costringeva a sedute di preghiera dopo la tua lezione, ma questa direi che è un'altra storia. Quello che vorrei in Sole e Luna è proprio un aggeggio che permetta di interagire con il mondo esterno, portando anche benefici all'interno del gioco, come appunto il Pokéwalker o come accade ai tempi in Pokémon Nero e Bianco 2, in cui, se non ricordo male, si potevano catturare i Pokémon tramite la fotocamera della console per poi trasferirli sulla schedina di gioco. E sinceramente credo che con la nuova grafica in 3D introdotta in Pokémon XY possa venire fuori davvero una gran cosa. Se c'è una cosa che più di molte altre mi ha fatto odiare alcuni giochi Pokémon, è stato il dopolega pressoché inesistente. Prendiamo ad esempio Rubino e Zaffiro, che per me sono i giochi peggiori mai creati. Non hanno praticamente un dopolega, cioè si può solo affrontare una misera torre lotta e catturare, se ci si riesce, Latios e Latias. Con Smeraldo invece il problema è stato risolto, introducendo il parco lotta e la cattura di Kyogre e Groudon, oltre a Latios e Latias, e infatti proprio per questo motivo Pokémon Smeraldo è uno dei miei giochi preferiti, sicuramente si colloca nella top 5 dei miei giochi preferiti. Per questi stessi motivi ho amato, e anzi amo tuttora, sono i miei giochi preferiti, Nero e Bianco 2, mentre invece sono rimasto molto scettico sulla sesta generazione, in particolare su X e Y. Anche i remake, purtroppo, di Rubino e Zaffiro hanno confermato questo mio scetticismo per la terza generazione. Infatti, come avrete visto se avete giocato a quei giochi lì, non è stato aggiunto praticamente nulla. Insomma, a mio parere, un gioco per essere bello deve avere un ampio dopolega, è essenziale. E siccome mi aspetto molto da Pokémon Sole e Luna, mi auguro che la Game Freak prenda provvedimenti seri. Con questo terzo punto sono abbastanza sicuro di trovarvi tutti d'accordo. Del resto, chi non ha amato il fatto che nei remake di Oro e Argento si potesse portare il proprio Pokémon fuori dalla Pokéball? Credo nessuno. Ed è proprio per questo che credo personalmente che una reintroduzione di questa feature sarebbe veramente un incentivo a favore di Pokémon Sole e Luna. Del resto, con la grafica 3D potrebbe veramente uscirne un capolavoro, ed il fatto che in Horas siano state aggiunte alcune animazioni di Pokémon catturabili fuori dall'erba alta, sinceramente mi fa ben sperare per questo punto. E poi vogliamo parlare di quanto potrebbe risultare più facile allevare Pokémon per felicità? Basta portare Chansey al 97 per avere un Blissey! Fatemi portare a spasso sto benedetto Chansey! Ti prego! Tanto mainstream come desiderio, quanto assolutamente necessario. La difficoltà va assolutamente regolata. Attenzione però, ho detto regolata, non aumentata, perché io capisco benissimo che qualcuno non abbia sbatta di allenarsi Pokémon per vincere e voglia farsi il suo giretto tranquillo per la regione, ma sinceramente arrivare dal campione con 20 livelli di vantaggio mi sembra davvero una cosa eccessiva. Quindi,
Perché non inserire delle fasce di difficoltà come in ogni Cristo di gioco, tra l'altro? Facile, normale, difficile, in modo tale da accontentare chiunque. Siccome già in Nero e Bianco 2 c'era questa possibilità, non vedo sinceramente perché non riconfermarla nei prossimi giochi, dato che farebbe comodo a molti. E tra l'altro non parlo solo di livelli, ma anche di tassi di cattura. Se dovessi catturare ancora un leggendario con una Pokéball al primo tentativo a full vita, tra l'altro, penso di buttare il DS dalla finestra e seguirlo subito dopo. E quindi se la Game Freak non vuole sulla coscienza la mia vita e quella del mio caro DS, farebbe meglio regolamentare questa difficoltà. Grazie. Diciamo no a regioni monoclimatiche, datemi le stagioni, dove sei quinta generazione, dove? Questo è un altro di quei motivi che me l'hanno fatta veramente amare con tutto il cuore. Quella delle stagioni è stata per me una grandissima trovata, poi inspiegabilmente rimossa come molte delle grandi trovate, ma vabbè. Sarebbe veramente bellissimo vedere un qualcosa di simile, tra l'altro con la nuova grafica, magari con le stagioni che cambiano ogni 3 mesi, in linea col mondo reale, in modo da creare una sorta di collegamento, per quanto sia possibile, tra il gioco e la vita quotidiana. Inoltre si potrebbero trovare Pokémon particolari per ogni stagione. Che ne so io, ad esempio i Pokémon volante saranno più rari d'inverno perché migrano, mentre magari abbonderanno i tipi ghiaccio. Oppure addirittura i tipi fuoco potrebbero magari rendere meglio d'estate, mentre d'inverno potrebbero subire una riduzione, seppur minima, delle statistiche. Si potrebbero creare addirittura, secondo me sarebbe bellissimo, creare nuovi percorsi, grotte, raggiungibili solo in determinati periodi dell'anno. Insomma, aggiungere un fattore clima, se così lo si può chiamare, più presente rispetto ad adesso, che nonostante è presente con le varie mosse e alcuni percorsi in cui c'è la pioggia, non mi sembra chissà quale bellezza. Appunto, renderlo più presente e più attivo sarebbe davvero una cosa stupenda a mio avviso, e darebbe anche al gioco quel tocco di realisticità che forse è mancato per un po' troppo tempo. Bene signori miei, anche questa top 5 si è conclusa qua. Spero che vi sia piaciuta, spero che le mie idee siano piaciute. Se non è così, scrivetemi perché e date una vostra personale classifica di ciò che vorreste vedere nei nuovi giochi. Ovviamente ci sono tantissime altre cose che mi piacerebbe vedere, però queste qua diciamo sono le 5 che più diciamo mi hanno incuriosito. E niente, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate dai social per rimanere aggiornati sulle attività del canale e noi ci becchiamo in un prossimo video.